Ciao a tutti, oggi vi mostro le modalità di volo che sono settate di default sulla PM2.5, in questo caso montata sul Cherson CX-20. Le modalità sono queste, io per praticità me le sono trascritte qui, perché avendole qui è un po' più difficile da tenere d'occhio. Le modalità sono manuale, stable, home, direction lock e altitude lock. Ora ve le mostro tutte quante. Buona visione. Prima modalità di volo è la manual mode. Entrambi gli switch devono essere posizionati sullo zero e non c'è l'aiuto di GPS e bussola, per cui fate tutto voi. Quindi fate molta attenzione, perché come muovete gli switch il drone esegue. La seconda modalità di volo è la stable mode, SVB su 0 e SVA 1. Questa richiede l'utilizzo del GPS, per cui fino a che non avete agganciato almeno 6 satelliti è inutile che la utilizzate, perché rischiate di far cadere il drone. Questa è molto utile per le riprese aeree. Ora passiamo alla direction lock. Gli switch devono essere settati su SVA1 e SVB1. Questa è una funzione molto utilizzata dai principianti, perché non c'è il rischio che i comandi si invertano. Nelle altre modalità, nel caso in cui il drone si ruotasse di 180 gradi, i comandi si invertono, mentre con questa modalità non c'è il rischio, per cui voi andate avanti e indietro in qualsiasi direzione sta il muso del drone e lui andrà avanti e indietro. L'altitude lock si imposta mettendo l'SVA sul 2 e l'SVB sull'1, e questo, grazie all'ausilio del barometro e della bussola, mantiene invariata l'altezza del drone, per cui potete andare avanti e indietro e lui rimarrà stabile, a meno che non ci sia vento, rimarrà stabile all'altezza che avete impostato. Ultima modalità di volo è la Return to Home, che si attiva posizionando l'SVB sullo 0 e l'SVA sul 2. Questa modalità di volo è una delle più utili in caso di emergenza, perché senza l'ausilio dell'operatore il drone salirà automaticamente a 10 metri fino a scendere in modo verticale nel punto in cui avete armato il quadricottero. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Piero.